Procuratore, 33 omicidi nel 2011, 5 nel primo mese e mezzo del 2012, più ci sono le gambizzazioni e i tentati omicidi. E questi sono numeri che comunque a Roma fanno paura. È cambiato qualcosa secondo lei oppure no? Dagli anni precedenti sicuramente non è cambiato molto. Quello che sembrerebbe diverso sono queste modalità più cruente, più efferate, che colpiscono di più l'opinione pubblica perché spesso questi delitti avvengono nei quartieri centrali della città. Non ritengo che ci sia un cambiamento epocale, c'è sicuramente un sempre maggiore radicamento della criminalità organizzata sul territorio e queste sono delle organizzazioni di livello intermedio che vengono in contrasto tra di loro per questioni soprattutto connesse al traffico degli stupefacenti e a quelle che sono le attività illecite sul territorio, penso ai videopoker in particolare. Penso al mondo della prostituzione, ma soprattutto sempre agli stupefacenti, tenendo presente che queste organizzazioni sono fortemente radicate ormai sul territorio e che sono, organizzazioni collegate ad anello tra di loro, per cui, ci sono rapporti di debito, credito, tra chi importa lo stupefacente, tra chi spaccia sul territorio e chi va poi al minuto. E che ovviamente vengono a volte compensati con queste attività delittuose che portano poi a questi delitti di sangue che ovviamente danno sull'occhio all'opinione pubblica. Però non c'è un cambiamento particolare oltre questa nostra difficoltà di reagire sul territorio perché spesso quelle strutture che avevamo sul territorio in una decina d'anni che non le abbiamo più. Ecco, parlare di emergenza secondo lei è sbagliato? Assolutamente, io mi sono sempre opposto al criterio dell'emergenza. Su Roma è permanente un tipo di criminalità mafiosa di alto livello che si infiltra silenziosamente e che è interessata soprattutto a Roma come piazza finanziaria, come piazza dove si decidono gli appalti, come piazza dove c'è il potere politico. Vi è poi un altro tipo di criminalità, che comunque è anche questa in parte mafiosa, che si interessa del traffico degli stupefacenti.